e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Mattino 6. La nostra rassegna stampa inizia subito con i quotidiani regionali. Partiamo con la prima pagina del centro edizione di Pescara. Portiamo i bus sulla strada parco, questo è il titolo di apertura. Misure antismog nel capoluogo adriatico, proposta shock in commissione ambiente. Poi a centropagina il calcio di Serie B a Brescia, Biancazzurri sconfitti per 2-0, gioca male e perde il Pescara di Oddo, si è smarrito. Andiamo anche nelle cronache, tragedia a Torino di Sangro, si schianta in moto, muore un giovane papà. A Civitacquana, truffato da finti operai, l'anziano li riconosce. Andiamo a vedere nel, sotto la testata del centro, c'è ovviamente il richiamo alla notizia principale di ieri, cioè l'apertura della Porta Santa da parte del Santo Padre Papa Francesco, che così inaugura il Giubileo della Misericordia, giubileo straordinario voluto proprio dal Pontefice. Insomma, il messaggio che ha voluto lanciare, così come viene ripreso dal giornale, via ogni paura, soprattutto in riferimento al terrorismo, ma non solo. In Abruzzo saranno 23 le porte sante aperte per il giubileo straordinario e poi troviamo anche l'opinione di Orazio La Rocca, l'altolà al partito dei rigoristi. Andiamo invece nel taglio basso della prima pagina del centro per vedere insieme il Buongiorno Abruzzo, questa mattina firmato da Lorenzo Colantonio, il titolo "Aiutiamo Peter a ritrovare il suo flauto", in una notizia che riguarda un artista di strada a cui è stato rubato il flauto. L'uomo ha detto "aiutatemi a trovarlo perché lo strumento è tutta la mia vita". Cambiamo adesso prima pagina e restando sempre al centro andiamo a vedere le altre edizioni provinciali del quotidiano d'Abruzzo. Inizieremo con l'edizione dedicata alla provincia di Chieti e poi vedremo anche Teramo e L'Aquila. Andiamo subito sulla prima pagina della edizione dedicata a Chieti e alla sua provincia, vediamo se riusciamo ad recuperarla, eccola qui. Muore nello schianto con la motocicletta a Torino di Sangro, la vittima lavorava alla Denso, gravissima la moglie. Vedete nel tondo la fotografia dell'uomo che ha perso la vita e poi la Kawasaki distrutta dopo l'impatto, che era guidata da Berardino Cerroni. Nelle cronache, la rinascita di Chieti, Comune Ateneo, patto con Di Vincenzo Junior. E poi oggi alle 18.30 Guido Biondi arriva alla corazzata Cagliari, il Lanciano all'assalto appunto del Super Cagliari. Andiamo avanti, sempre restando al centro, andiamo adesso a vedere la prima pagina della edizione teramana e dunque di Teramo, capoluogo e provincia. Andiamo a vedere insieme quest'altra prima pagina, scopriremo anche qual è il titolo di apertura scelto dal giornale per la prima pagina di Teramo. Evidentemente oggi il centro fa un po' i capricci. Allora passiamo al Messaggero, torneremo più tardi sul quotidiano Il Centro. Andiamo a vedere insieme la prima pagina dell'inserto Abruzzo. Moto contro autocarro, morto. Torino di Sangro, schianto sulla Adriatica, perde la vita un motociclista di San Salvo, grave la moglie. La coppia era attesa a casa dai due figli, la donna trasportati nell'ambulanza all'ospedale dell'Aquila. Pregherei la regia di far partire anche le immagini per vedere insieme appunto questo incidente, lo schianto con l'autocarro, la moto distrutta, due corpi sull'asfalto. Berardino Cerroni, operaio 38enne di San Salvo, è morto ieri mattina sulla statale 16 in località Le Morge di Torino di Sangro. La moglie Sabrina Maiorano, 35 anni, è in gravi condizioni all'ospedale dell'Aquila. In sella una Kawasaki 1000, tornavano a casa per pranzo, ad aspettarli c'erano i due figli di 1 anno e mezzo e 5 anni. Lo
Scusate, lo scontro è avvenuto alle 12.35. Secondo una prima ricostruzione, un autocarro guidato da un 35enne di Lanciano si stava immettendo sulla statale. Lo schianto con la moto è avvenuto quasi al centro della carreggiata. La Kawasaki è finita sulla parte posteriore del camioncino carico di balle di fieno. Cerroni, originario di Pescina ma da tempo residente a San Salvo, è morto sul colpo. La moglie ha riportato un gravissimo politrauma. Illeso il conducente dell'autocarro, probabile che a causare lo schianto sia stata una mancata precedenza da parte di quest'ultimo. La Maiorano, dopo le prime cure sul posto degli operatori del 118 di Atessa, è stata trasportata in eliambulanza al San Salvatore dell'Aquila. I medici si sono riservati la prognosi. Possiamo tornare sul giornale, andiamo avanti con la lettura della prima pagina del Messaggero. In questa finestrella l'intervento di Umberto Crescenti, clima perché Parigi sbaglia. A centro pagina, regione, bilancio in sofferenza e tempo di tagli, pesa l'enorme debito, sarà acceso un mutuo, Paolucci è inevitabile, Pettinari dice che è un errore. E poi la fotonotizia, l'Aquila Pescara ancora troppo lontana, in auto basterebbe poco per compiere il viaggio in un'ora, invece insomma, ci vuole qualcosina in più. Scendiamo nel taglio basso, Rivisondoli, Laura Madonnina di 14 anni è stata scelta per il tradizionale presepe vivente di Rivisondoli. Andiamo di spalla, due amici, la Juve è un libro nato giocando a Subbuteo. La storia, uno tifoso bianconero e l'altro del Napoli hanno scritto sul mito dei capitani. Sotto la testata, la scelta, Carla consacra la sua vita all'ordine delle vergini. E poi a Teramo, un bus invade le piste ciclopedonali, Brucchi inchiesta. E poi calcio di Serie B, Pescara battuto a Brescia, vetta sempre più distante. Vediamo se riusciamo a tornare sul quotidiano Il Centro per continuare la lettura delle prime pagine provinciali. Dunque abbiamo visto insomma la notizia probabilmente più importante di ieri per quanto riguarda la nostra regione. È stato l'incidente mortale avvenuto a Torino di Sangro, al bivio delle Morge. Ecco, qui siamo riusciti ad arrivare sulla prima pagina del Centro di Teramo. Possiamo vederla insieme. Un'altra notizia di cronaca: scoppia una bombola, due ustionati, tragedia sfiorata nei pressi di Giulianova, feriti marito e moglie. A centropagina un'altra vittima di incidenti stradali, ragazza muore 3 anni dopo l'incidente a Mosciano, aveva 21 anni, non aveva ancora 18 anni Morgana Postuma, ragazza di Mosciano, quando rimase coinvolta in un incidente stradale molto grave. L'auto su cui viaggiava insieme a due amici finì in una scarpata nei pressi di Mosciano, da allora non si era mai ripresa del tutto, era stata in vari centri di riabilitazione in Italia e all'estero, ma purtroppo non ce l'ha fatta. Nelle cronache, l'acquedotto del Ruzzo, bollette dell'acqua, aumenti del 19%. Scendiamo sempre nelle cronache, Brucchi di Sabatino pronto a lasciare, ma l'interessato smentisce. Andiamo avanti con il quotidiano Il Centro e adesso andiamo a recuperare anche la prima pagina della edizione dedicata al capoluogo di regione, alla sua provincia, l'Aquila Vezzano Sulmona. Ecco qui la prima pagina, muore in auto contro un furgone, vediamo il richiamo alla stessa apertura della pagina di Chieti perché la vittima era originaria di Pescina. A centro pagina, ma quale grazia, mio figlio è in una bara da 7 anni, preside in carcere, parla la mamma di Luigi. La grazia per cosa? Bearzi ha avuto 4 anni di carcere, mio figlio da 7 in una bara e io sono condannata a piangerlo per l'eternità. Così Lucia Catarinacci, che indossa ancora i vestiti del lutto, che osserva la foto del suo figlio Luigi e decide di rompere il silenzio dopo giorni. La vicenda di Livio Bearzi, già preside del convitto crollato all'Aquila, condannato in via definitiva per la morte di 3 studenti, anima il dibattito.
Nelle cronache a Sulmona il caso Colabrese, i genitori vogliamo la verità su Giuseppe e poi all'Aquila Fini compra una casa a Rocca di Mezzo. Adesso andiamo a vedere un'altra prima pagina, è quella del quotidiano La Città, che è il quotidiano della provincia di Teramo, che riapre sulla notizia che abbiamo visto anche sul centro. In prima pagina, muore 3 anni dopo lo schianto, la 21enne Morgana Postuma non si è più ripresa dopo l'incidente stradale. Oggi saranno celebrati i funerali a Mosciano. A centro pagina una notizia curiosa, incidente per il vescovo nella rotonda ovale, vittima d'eccellenza, il titolo sulla fotonotizia che riguarda insomma l'incidente stradale occorso al vescovo di Teramo Atri, Monsignor Michele Seccia. Andiamo a vedere sotto la testata l'intervento dell'ex manager Sabatino Casini, pasticcio inaccettabile per i malati di oncologia a Teramo. E poi ancora per la sanità, dibattito aperto sull'assessore regionale, Democrat schizofrenici su Paolucci per Monticelli e come Zio Remo Di Marco lo accoglie a Castellalto. Di spalla la scemenza, autobus di linea si fa strada tra i busti dei tigli. E poi Alba Adriatica, così rinasce dal degrado il ferro di cavallo. E ancora il giubileo a Teramo, sicurezza rafforzata nei santuari. Sotto la fotonotizia, adesso tutti vogliono una civica a Teramo, domani sera riunione di maggioranza al VUD. E poi nel taglio basso il calcio di Lega Pro, dopo il tonfo di Lucca, la rabbia ancora troppa, ha rinviato il confronto tra Vivarini e Campitelli. Andiamo adesso ad aprire, come di consueto, la pagina dedicata al nazionale, iniziando dalle prime pagine dei principali quotidiani. E allora iniziamo dal Corriere della Sera. Francesco chiama al coraggio. Ovviamente l'apertura è dedicata al giubileo, aperta la Porta Santa al mattino in 50.000, pochi i turisti, di sera la folla invade la piazza. L'abbraccio di Papa Francesco con il suo predecessore Benedetto XVI, una fiesta, viviamo la gioia e non la paura. A centropagina, cambiando argomento, Padoan, per i risparmiatori servono misure umanitarie. Negoziato con l'Unione Europea, il governo e gli obbligazionisti delle banche fallite, si cerca una mediazione per poter, insomma, salvaguardare chi ha perso molti dei suoi risparmi proprio con le obbligazioni delle banche fallite, tra cui, vi ricordo, c'è anche Carichieti. Scendiamo nel taglio basso, i veleni riaccendono la terra dei fuochi, trovati i fondi per le ecoballe, restano i micidiali scarichi delle fabbriche clandestine in Campania. Andiamo avanti, la Repubblica. Apertura con gli esteri, Trump come Le Pen, basta islamici negli Stati Uniti, Obama dice è una vergogna, il miliardario propone anche di chiudere internet, protestano l'ONU, Cameron e Valls, parole dicono velenose. E poi troviamo ovviamente la fotografia molto bella del Papa che è in procinto di aprire la Porta Santa, Francesco apre la Porta Santa, non dobbiamo avere paura, così il pontefice. E poi da Milano l'appello dei tre sindaci, la sinistra vada unita alle elezioni. Pisapia, Doria e Zedda, non rischiamo l'effetto Francia. La Stampa ora. Si torna sul giubileo e il Papa, abbandonate la paura. Francesco apre il giubileo e concede a tutti i preti la facoltà di assolvere l'aborto. 50.000 persone a San Pietro con i due pontefici per il via all'anno santo, imponenti le misure di sicurezza. E qui vedete una fotografia che riguarda ieri sera quando in piazza San Pietro c'è stata una manifestazione chiamata Fiat Lux, giochi di luce sulla facciata della Basilica. A centropagina, Francia non è il terrorismo ma la crisi, l'arma di Le Pen. Il Front National si è affermato nelle regioni con il più alto numero di disoccupati. Dunque si torna ad analizzare quanto accaduto nelle elezioni in Francia.
Andiamo sul Sole 24 Ore, il quotidiano economico milanese. Il petrolio a fosse listini, Milano perde il 2,26%, pesanti titoli bancari, minerari sotto pressione, il greggio arresta la caduta ma si mantiene a livelli, ai minimi da 7 anni sotto quota $38. E poi troviamo anche l'apertura della Porta Santa con il richiamo del Papa ad abbandonare la paura. E poi, tornando invece all'economia, banche solo aiuti umanitari. Il ministro Padoan: il provvedimento per i risparmiatori non è in contraddizione con le regole dell'Unione Europea, Bruxelles preferirebbe lasciare ai giudici la decisione su eventuali rimborsi. Ancora la legge di stabilità, subito il pacchetto sicurezza, deficit al 2,4%, il governo ha deciso di non aspettare l'ok dell'Unione Europea allo 0,2% di flessibilità sul patto di stabilità. Andiamo avanti. Il Messaggero: giubileo senza folla, il Papa, basta paura. Francesco apre la Porta Santa, poi l'abbraccio con Ratzinger, San Pietro e la città di Roma blindate, sui fedeli pesa anche l'effetto Parigi. E poi c'è il prefetto Gabrielli che ha commentato quanto accaduto ieri: sicurezza prova riuscita, ma insomma c'è ancora allerta ovviamente per questo giubileo. Il prefetto: flop presenze, no, solo quelle previste. Andiamo avanti. Il Giornale: proposta shock, limitiamo internet. Il candidato alla Casa Bianca Donald Trump scatena la polemica negli Stati Uniti. Chiudiamo la rete e i social media contro la Jihad. Francia pronta a bloccare i wifi pubblici. E poi sinistra le corde, non solo Francia, dalla Svizzera alla Polonia l'Europa se destra. Così scrive il Giornale. E poi c'è ovviamente richiamo al giubileo, inizia l'anno santo, il giubileo al tempo dell'Isis, non fa il tutto esaurito, il Papa dice non abbiate paura. Libero: nuovi tetti, nuovi costi, bancomat e carte di credito, oggi si cambia, ecco come. Le regole imposte dall'Unione Europea favoriranno i commercianti ma i clienti rischiano la fregatura, Bruxelles blocca gli aiuti agli sbancati, Padoan: faremo interventi umanitari. Poi a centropagina la vignetta: Matteo stai sereno, noi molto meno. Facile proclamare che ci vuole coraggio, protetto da 750 agenti, la gente ha paura, il premier agisca contro chi minaccia, così Maurizio Belpietro. Andiamo sul Tempo: straordinario su questa bella fotografia di Piazza San Pietro, il giubileo di Francesco, il Papa apre la Porta Santa, ci sono Ratzinger e 50.000 fedeli, Roma mai così efficiente, sicurezza, pulizia, traffico, accoglienza, un vero miracolo, così commenta il quotidiano romano. E poi 170 famiglie invadono due edifici della Santa Sede, gli occupanti aprono le case della Chiesa. Il Mattino di Napoli: Francesco, basta con la paura. Il Papa apre la Porta Santa, misericordia prima di tutto, poi l'abbraccio con Ratzinger. Al via il giubileo in una Piazza San Pietro blindata e gremita da 50.000 fedeli, l'incontro con Mattarella e Renzi. E poi c'è un'intervista al ministro Giannini: le borse di studio mai più alle regioni, le gestiscano le università, così il ministro della istruzione. Andiamo ancora avanti, l'Avvenire, la porta verso il mondo, quest'altra fotografia di Papa Francesco che apre la Porta Santa e dunque dà il via al giubileo. Abbandoniamo ogni paura, la misericordia è per tutti, 70.000 in Piazza San Pietro secondo Avvenire, poi l'omaggio a Maria nel giorno dell'Immacolata Concezione. Andiamo avanti, l'Unità, anche qui una fotografia dell'apertura della Porta Santa, Dio benedica Francesco, questo è il titolo scelto dal quotidiano L'Unità, abbandonare la paura, il Papa apre la Porta Santa nel tempo delle minacce dell'Isis, Bergoglio invita a recarsi nei luoghi di sofferenza e da San Pietro monito al vertice sul clima.
Andiamo sul manifesto, porta chiusa, qui c'è un gioco diciamo, di rimandi al giubileo ma in una chiave completamente diversa. 6 vittime nel Mar Egeo, tutti bambini, 11 alle Canarie, l'Europa chiude le porte nel giorno dell'apertura del giubileo, la Macedonia sbarra il confine con la Grecia e Francia e Germania chiedono la riduzione del flusso dei migranti. Dunque un'apertura diversa quella del manifesto rispetto alle altre. E poi ovviamente troviamo anche la notizia dell'anno santo, il Papa apre il giubileo e celebra il Vaticano II. Ultimo quotidiano nazionale prima di passare allo sport nazionale, cioè il Fatto Quotidiano. Ebi ricattò Salvini e Maroni, vi scateno contro i giornali. Berlusconi al telefono con Isabella Votino, storica portavoce del presidente della Lombardia, si lamenta degli attacchi leghisti. Salvini è un ubriaco e propone di farsi eleggere al Quirinale, ma solo per 3 mesi e poi vado via. Sotto la testata il Papa, non abbiamo paura, la piazza è quasi vuota, però giubileo, soltanto 50.000 fedeli per apertura dell'anno santo a Roma. Adesso andiamo, come detto in precedenza, a vedere anche i principali quotidiani sportivi nazionali. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport che apre con la Champions, la beffa di Siviglia, bianconeri KO 1-0, ora pericolo Messi o Pep, Morata sbaglia, Llorente no, la Juve è seconda nel girone. E poi giudizio capitale, Roma e Garcia rischia tutto, ottavi o crack. All'Olimpico c'è il Bate, Rudy scaccia i fantasmi, vinciamo senza dubbio. Pallotta il presidente della Roma, se passiamo si compra, Dzeko dice se non segno è colpa mia. E poi l'inchiesta, chi fa più chilometri in Serie A, ma quanto corre il Bologna? Le prime 3 prestazioni atletiche sono rossoblu, quasi 120 chilometri a gara. Sotto la testata, euforia Inter, a Mancini piace Osien, ecco l'Icardi nigeriano. E poi depressione Milan, tra digiuno e nostalgia, ma dove è finito Bacca? Questo si chiede la Gazzetta. Andiamo sul Corriere dello Sport, ancora la Champions in primo piano, Eurobeffa Juve battuta a Siviglia, passa da seconda nel girone, partita finita 1-0. Sotto la testata la Serie B, il Bari sbatte contro Crespo richiamando la vittoria del Modena sul Bari. Serie B, cadono Perugia e Pescara, oggi invece Cagliari e Crotone, il Cagliari contro la nostra Virtus Lanciano. Andiamo ancora avanti con Tutto Sport, Sme Morata, questo è il gioco di parole di Tutto Sport, lo spagnolo sbaglia 2 gol facili, l'ex Llorente segna la prima occasione, Juve pericolosa ma molle, secondo posto nel girone e sorteggio da brivido. Poi disastro United in Europa League, KO a Wolfsburg, il Manchester è scavalcato dal PSV che passa, 8 volante, Real Ronaldo ne segna 4, Benzema 3 e Kovacic 1. Infine il mercato, ve lo spieghiamo così, il venditore di oggi è D'Amico. Su Tutto Sport trovate l'intervista al celebre agente dei calciatori. Adesso passiamo al meteo con il collegamento con il nostro esperto Giovanni De Palma di abruzzometeo.org. Buongiorno a te Giovanni. Buongiorno Alfredo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Domanda di rito, quali le condizioni meteo sulla nostra regione? A te. Diciamo che la situazione continua da ormai diversi giorni ad essere caratterizzata dalla presenza di una vasta area di alta pressione che si estende dal vicino Atlantico fin verso l'Europa centrale. Ma rispetto ai giorni scorsi, Alfredo, questa struttura di alta pressione inizierà ad avere dei timidi segnali di cedimento, soprattutto alle quote superiori, e ciò favorirà a partire dalle prossime ore, ma ancor più nella giornata di domani, il transito di corpi nuvolosi in arrivo dalla vicina Francia. Questi corpi nuvolosi tenderanno a scivolare verso la nostra penisola e a favorire qualche annuvolamento in più, soprattutto sulle regioni adriatiche, quindi anche sulla nostra regione, nella giornata di giovedì. Ma un aumento della nuvolosità è previsto
a partire dal pomeriggio, soprattutto sulle zone interne e montuose, dove localmente ci sarà spazio a qualche debole precipitazione. Precipitazioni probabili anche nella giornata di giovedì, mentre nelle prossime ore comunque insisteranno foschie dense, ma anche banchi di nebbia, soprattutto sul versante orientale, nelle principali valli della nostra regione, anche nelle valli interne, anche sulla Marsica e nell'Aquilano, in particolar modo durante le ore più fredde della giornata. Ma comunque, insomma, la tendenza è verso un aumento della nuvolosità tra oggi e domani, con possibili precipitazioni. Sarà un disturbo, io lo chiamo disturbo perché sarà di debole intensità e sarà seguito da una nuova rimonta dell'alta pressione che, alla luce dei dati attuali a nostra disposizione, garantirà tempo stabile ancora una volta, ancora nel fine settimana. Quindi ancora alta pressione, al freddo almeno fino ai primi giorni della prossima settimana. Poi, insomma, la situazione sembra destinata gradualmente a cambiare, anche se non ci sono certezze su questa nuova tendenza prospettata dai modelli matematici, Alfredo. Giovanni, ovviamente siamo sempre nel campo delle previsioni così a lungo raggio nella domanda che ti faccio, però si avvicina il Natale, si avvicinano anche le vacanze, le ferie per molti, ci sono ovviamente gli amanti della neve e degli sport invernali. Cosa possiamo dire per loro, se sarà insomma un Natale con la neve almeno in montagna, oppure se insomma dovranno aspettare per sciare? Ma diciamo che di neve ne è caduta fortunatamente due settimane fa, in occasione del primo vero peggioramento di stampo invernale. Nelle prossime ore, nei prossimi giorni, non si prevedono precipitazioni di una certa consistenza sui nostri rilievi, quindi non sono previste nevicate, e alla luce dei dati attuali, come dicevo prima, a nostra disposizione, insomma, non si prevedono peggioramenti rilevanti. Poi sai benissimo che non possiamo spingerci oltre i tre giorni per avere una previsione insomma abbastanza attendibile, ma potremmo anche spingerci intorno ai 5-6 giorni per avere un quadro generale, almeno un quadro generale. Spingendoci verso quella direzione, diciamo che, ripeto, non si prevedono sostanziali variazioni, sostanziali cambiamenti. Si può ipotizzare che un cambio di circolazione deciso sia possibile proprio in prossimità delle feste natalizie, ma insomma si tratta soltanto di ipotesi non avvalorate dai dati ufficiali, Alfredo. E quindi continuate a seguirci con Mattino 6, continuate a seguire Giovanni De Palma anche sul sito di Abruzzo Meteo per essere sempre aggiornati. Lo vediamo in questo momento messo in onda dalla regia di Claudio Di Giacomo. Altri riferimenti per quanto riguarda il meteo e le condizioni meteo sulla nostra regione, eccolo qui, Abruzzo Meteo sulla la pagina Facebook e altra pagina Facebook, quella personale di Giovanni De Palma. Ovviamente sul social network potete interagire con Giovanni, e che sarà lieto di rispondere a tutte le vostre curiosità. Grazie ancora, Giovanni. Sì, dimmi. Alfredo, scusa, ti rubo un attimo. Io sulla mia pagina Facebook, a tal proposito, ho pubblicato una, tra virgolette, una pseudo notizia uscita un mese fa, anche quasi oltre un mese fa, che prospettavano alcuni siti meteo, chiamarli siti insomma è un po' esagerato, riguardo al possibile alla neve prevista tra il 2 e il 7 dicembre, prevista oltre un mese fa. Questo dimostra che insomma abbiamo avuto un tempo tutt'altro che freddo, c'è stata l'alta pressione, ecco, quindi queste non sono notizie da seguire, perché insomma sono false notizie che ovviamente creano solo confusione e lasciano il tempo che trovano, credo. Sì, giusta e doverosa precisazione da parte tua, perché ovviamente, come ricordiamo sempre e come ci hai insegnato anche tu, le previsioni a lungo raggio non si possono fare, al massimo si può andare sui tre giorni. Grazie ancora a Giovanni De Palma per essere stato con noi. Ovviamente, Giovanni, ti auguro buona giornata e buon lavoro. Grazie Alfredo, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Noi ci fermiamo per il break pubblicitario e poi torniamo con la seconda parte di Mattino 6. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo sui quotidiani
regionali. Ripartiamo dal centro, nella pagina dell'attualità nazionale, sempre nell'ambito del Giubileo, troviamo una notizia che riguarda l'Abruzzo, perché ovviamente sabato entra in scena anche la nostra regione nell'ambito del Giubileo. A San Gabriele e Lanciano aprono le prime porte sante, domenica invece tocca alle città l'invito delle diocesi, pellegrinaggi a piedi. E qui vedete proprio uno specchietto in cui diocesi per diocesi sono raccolte le 23 porte sante che si apriranno in Abruzzo, a partire dal santuario di San Gabriele e che sarà il primo in ordine cronologico ad aprire la Porta Santa. Turismo religioso, mete e arrivi, l'obiettivo è raddoppiare le presenze dei fedeli. Quello del turismo religioso è un settore importante per la nostra regione, più volte insomma, ribadito dalle associazioni del turismo regionale. Si punta molto su questo Giubileo per aumentare le presenze in Abruzzo. E poi una curiosità: il vischio aquilano in piazza San Pietro, portato dalle campagne aquilane assieme a un cartello di saluto. Angelo Giordani, originario di Tussio, frazione di Pratta d'Ansidonia, e con la passione per scritte e cartelloni ha voluto così salutare l'avvio del Giubileo ieri a Roma, e vedete il cartello. Andiamo avanti adesso con il giornale e andiamo a vedere la pagina Abruzzo. Infrastrutture, la gestione difficile, riforma dei porti, l'Abruzzo è fuori ma può rientrare. La regione deve chiedere di essere inclusa in una delle 14 nuove autorità, in testa l'ipotesi di Civitavecchia. Poi dossier all'ENAC, nuovi voli per Catania, aeroporto, 3 milioni a rischio, Foschi dice subito il commissario. Scendiamo nel taglio basso, associazione comuni, ANCI, no ai tagli del governo all'attività dei patronati. E poi la scuola, diplomifici, in Abruzzo avviate le ispezioni del MIUR per la politica regionale, in consiglio i punti nascita e i contratti delle cliniche. Andiamo avanti, le banche adesso, Carichieti e le altre banche salvate, misure umanitarie per i risparmiatori, l'abbiamo visto nella prima parte sui quotidiani nazionali, abbiamo visto questa notizia e questa dichiarazione del ministro del Tesoro Padoan, che annuncia interventi per chi possiede i bond azzerati. I sindacati dicono chiarezza sulla vendita degli istituti, insomma si sta ragionando su come salvare i risparmiatori che in qualche modo hanno visto azzerati i propri soldi messi all'interno delle banche, che sono poi andate per così dire fallite e che poi sono state salvate dal governo. Ovviamente c'è l'Unione Europea di mezzo, bisognerà vedere se Bruxelles farà passare l'idea di restituire i soldi ai risparmiatori. Rete pluviometri in tilt nel taglio basso, cambiando argomento, pettinari, non abbiamo i dati per difenderci dalle alluvioni, così il consigliere del Movimento 5 Stelle regionale. Nuova scossa di terremoto nel Medio Adriatico, dove continua l'attività sismica. Ieri le apparecchiature dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato una scossa di magnitudo 2,8 alle ore 8:51, l'epicentro localizzato a largo di Vasto a una profondità di 10 chilometri. E poi ancora il progetto Noemi, un fondo per le famiglie con bimbi gravemente malati, torna a chiedere assistenza e torna a chiedere fondi il presidente dell'associazione Progetto Noemi, Andrea Sciarretta, il papà della piccola Noemi di Guardia Grele, affetta da atrofia muscolare spinale di tipo 1, la SMA. Andiamo avanti. Adesso andiamo andiamo sul Messaggero, andiamo a recuperare la pagina Abruzzo del Messaggero per continuare a vedere le notizie regionali. Bilancio, senza la deroga restano i tagli, il governo non concesso di spalmare il debito in 30 anni, allora saranno ridotti i cofinanziamenti per i progetti dei FAS. A giorni
la discussione della finanziaria, i conti non tornano, Paolucci porta in consiglio la legge per il mutuo da 100 milioni. Pettinari del Movimento 5 Stelle critica la Giunta, scelte infelici che contrastano l'accordo con le opposizioni. L'assessore ancora dice: valutiamo le idee realmente cantierabili, cerchiamo soluzioni, ma insomma la soluzione non è semplice. Torniamo a parlare di banche, Nicastro, Carichieti e le altre, c'è grande interesse per loro, il presidente unico dei quattro istituti appena salvati, puntiamo a chiudere tutto entro metà 2016. Nel taglio basso lotta ai diplomifici, controlli sulle paritarie di secondo grado, il piano del Ministero interessa 28 realtà abruzzesi, verifiche già iniziate nella nostra regione e nelle Marche. Adesso torniamo sul quotidiano Il Centro, andremo a vedere adesso le pagine che riguardano Pescara e Montesilvano e più in generale l'area metropolitana. E dunque andiamo sul giornale per recuperare le pagine. Eccola qui l'apertura della pagina di Pescara, la processione per l'Immacolata. Valentinetti, pescaresi siate uniti, voi politici non fatevi corrompere. L'arcivescovo si rivolge alla città, invita al perdono e ad attivare sinergie e collaborazioni. No all'arrivismo, all'arroganza e al carrierismo, l'uomo deve trovare in sé le sorgenti del bene. Queste le parole di Monsignor Valentinetti. Nel taglio basso gli appuntamenti per il Giubileo, in pellegrinaggio al Beato Nunzio, l'appello per l'apertura della Porta Santa a Pesco Sansonesco. Cambiamo argomento. Dal 14 stop alle auto con più di 15 anni, gli autobus sulla strada Parco, l'ultima idea contro lo smog a Pescara, il coordinatore provinciale di Forza Italia Masci. La misura servirebbe a decongestionare Viale Bovio, la proposta è stata formulata in Commissione Ambiente, ma l'assessore Del Vecchio è scettico sulla proposta. Case Ater, protesta degli inquilini, da Fontanelle ai Colli, sit-in davanti alla Regione, i nostri alloggi cadono a pezzi, così i residenti. La marineria, cambiamo decisamente argomento, convoca il senatore Razzi, di a Berlusconi di aiutarci, questo insomma è il messaggio di cui si farà portavoce Razzi. Area di pesca limitata, gli armatori sollecitano il cavaliere attraverso il senatore, ci sono 800 famiglie sul lastrico, ma in Abruzzo non ci ascolta nessuno, così dicono i rappresentanti della marineria di Pescara, che vedete nella fotografia, in particolare i ritratti Mimmo Grosso e Massimo Camplone. Insabbiamento del porto, appello al viceministro, ci si muove anche su quest'altro fronte per superare il problema dell'insabbiamento. Il consigliere comunale Riccardo Padovano si è rivolto a Riccardo Nencini, viceministro alle infrastrutture, proponendo un protocollo che potrebbe accontentare più categorie, dalla marineria ai balneatori e più comuni, da Pescara a Ortona, passando per Montesilvano e Francavilla. Nel taglio alto, il cavaliere ringrazia per l'olio, telefonata all'imprenditore di Pianella De Iulis, che aveva spedito 6 bottiglie a Silvio Berlusconi. Nel taglio basso, riflettori sul mondo dei detenuti, oggi in tribunale un convegno importante con esperti, professori universitari e operatori penitenziari. E poi, per quanto riguarda la cronaca, furto in una casa in via Tavo, sorpreso a rubare cavi elettrici, i cittadini lo fanno arrestare. A Pescara Vecchia, le luci d'artista prestate da Torino, in via delle Caserme l'opera disegnata da Luigi Stoisa, e in piazza Salotto c'è l'albero di Natale donato dalla Caripe. Ma la scuola... si parla ovviamente delle cose che non vanno all'interno della scuola pubblica, in particolare a Pescara. Mantone, cortile, pollaio, sport vietato, galline in curia nel campo all'aperto, una beffa per i 500 studenti e per la scuola che forma allenatori e preparatori atletici. Nel taglio basso, i ragazzi danno vita al presepe il 18 dicembre, l'edizione numero 20 alla Madonnina, il sindaco sarà tra i re magi.
Alla festa dello sport protagonisti i campioni abruzzesi, dall'arbitro Teramano di Serie A Calvarese al ciclista Onesti, in provincia la cerimonia di consegna dei riconoscimenti. Andiamo avanti. Le feste di Natale, spettacoli e risate per dire grazie ai donatori di sangue. Al Palacongressi si radunano gli iscritti della Fidas. Applausi per il cabarettista Migone e la cantante Ruggero a Montesilvano. E poi nel taglio basso, Palma accende la notte dell'Arca, folla per l'esibizione del cantante, solidarietà per la neonatologia di Pescara. Andiamo nella pagina dell'area metropolitana, verso le elezioni 2016, il Movimento 5 Stelle scende in campo con noi, aria nuova. A Francavilla già tutto esaurito per la cena dei grillini con i parlamentari, a San Giovanni Teatino tensione nel Partito Democratico dopo il patto con Caldarelli. A Manoppello gli artigiani confezionano i regali, arriva il villaggio di Babbo Natale, ci saranno anche i pattinatori. A Francavilla tre serate di mostre e musica al Mumi. La pagina di Montesilvano adesso, la piaga del pattume, ecco le foto del degrado, cumuli di rifiuti lungo le strade, il nodo irrisolto di Montesilvano, discariche abusive in via Saragat, adesso anche i terreni privati sono invasi dalla spazzatura. L'assessore Cilli dice una vergogna, ma gli incivili arrivano anche da fuori città per sporcare. A Spoltore gettano mobili e fatture multati, il comune manda le ingiunzioni di pagamento agli imprenditori. Nel taglio basso la rassegna dei tatuatori sbarca in città, si tratta per l'affitto del Palacongressi, il comune dice sì e si candida ad ospitare migliaia di visitatori. La pagina di Penne Popoli dell'Alta Val Pescara, finti operai derubano anziano in casa a Civitaquano, un uomo e due donne si offrono per la raccolta delle olive ma scappano con un orologio scoperti e denunciati. La gatta contro Castricone, via la bonifica di Bussi, è ancora polemica tra il sindaco e il deputato del Partito Democratico, noi siamo pronti, lui agisce senza chiedere. A Penne la società del mutuo soccorso premia gli studenti. Siamo alla pagina di Chieti, adesso la città deve rinascere, l'accordo c'è, di Primio e di Ilio, patto per Chieti con Di Vincenzo, Comune e Università, decidono di collaborare con la Camera di Commercio, i primi obiettivi, tunnel da aprire e studenti da portare all'ex Bucciante. Sempre per quanto riguarda Chieti, adesso andiamo sul Messaggero per vedere le altre notizie da Chieti e dalla provincia. Policlinico, arriva il project per un silos da 400 posti, l'amministrazione ha dato il via libera, costerà circa 4 milioni di euro, la gestione del parcheggio ai privati per 25 anni oltre alla realizzazione. Nel taglio basso, cooperazione Italia-Croazia, in ballo le nuove opportunità in Camera di Commercio e poi la colonnetta, oggi il vertice per la riapertura, entro il weekend tornerà percorribile la principale strada di collegamento tra lo scalo e la città alta. Andiamo a vedere insieme il servizio. È stata annunciata la riapertura della colonnetta. Dopo la frana che è avvenuta si parla di un periodo in cui si farà soltanto senso unico, però già al lavoro il comune e poi erano stati chiesti anche dei soldi per gli altri danni. Sì, soltanto 10 giorni sono passati da quel venerdì e sabato in cui abbiamo avuto per davvero una emergenza importantissima sulla città, perché la colonnetta è la strada di collegamento principale tra la parte alta e la parte bassa di Chieti, ma con il lavoro fatto dai prima dei dipendenti comunali per l'intera notte per ripristinare il servizio idrico con una nuova linea e poi con una ditta a cui abbiamo affidato in somma urgenza i lavori per alleggerire il fronte della frana in modo da non gravare troppo sul muro già compromesso che lo conteneva, che è proprio quello che poi guarda sulla via Colonnetta, credo oggi di poter dire che siamo ad un punto che è quello della ripartenza. Che cosa intendo dire? Intendo dire che ora siamo in grado, ieri abbiamo deciso e domattina faremo un nuovo tavolo tecnico per individuare il cronoprogramma, ma abbiamo deciso la riapertura entro la settimana almeno di una corsia della via Colonnetta con la messa in sicurezza della stessa attraverso una linea di New Jersey in cemento armato e il lavoro che continua sul fronte della frana. I lavori sono importanti, abbiamo bisogno, così vengono stimati almeno
di 500.000 euro per poter ripristinare i canoni di sicurezza di quella scarpata, e poi chiaramente dobbiamo ripristinare la filovia, ripristinare la rete elettrica, ma anche fare una nuova linea dei servizi idrici integrati, perché ovviamente su quel fronte non è più possibile farli passare. Andiamo avanti con le notizie dalla provincia di Chieti. Possiamo tornare a vedere le immagini dell'incidente mortale, perché sul Messaggero torna la notizia della moto contro il camion. Lui muore, lei è grave. Il tremendo incidente a Torino di Sangro, come vedete dalle immagini, al bivio delle Morge sulla Statale 16, la vittima è un operaio della Denso che lascia due bambini piccoli sulla Kawasaki che guidava. C'era anche la moglie, che è stata ricoverata in prognosi riservata all'Aquila, trasportata con l'eliambulanza. Forse lo schianto del 38enne è stato causato da una mancata precedenza. Per l'impatto, il camioncino che trasportava balle di paglia, che stava immettendosi sulla sua carreggiata, è stato sbalzato dall'altro lato, come vedete dalle immagini. Sul posto è arrivato il padre della moglie della vittima, che disperato ha commentato: maledetta quella motocicletta, ha detto anche: io le avevo avvisati, è uno strumento di morte, ma loro non capivano e usavano sempre la loro motocicletta. Così il papà di Sabrina Maiorano. Invece la vittima dell'incidente mortale è Berardino Cerroni, che la coppia abitava a San Salvo, ma Cerroni era originario di Pescina. Entrambi tornavano a casa per pranzo, dove li aspettavano i figli piccoli. La procura di Vasto ha aperto un'inchiesta, come leggete, i mezzi sono stati sequestrati. Sempre per quanto riguarda la viabilità, a Cupello, Fondo Valle Treste, oggi partono i lavori. Il blocco della Statale 16 da parte dei sindaci sembra sortire i primi effetti. Questa mattina inizierà il grosso dei lavori sulla Fondo Valle Treste, dove l'omonimo torrente ha spazzato via una parte della sede stradale. Domenica scorsa ci fu il sopralluogo del presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso e di Mario Pupillo, presidente della provincia. Il governatore aveva assicurato tempi rapidi tramite il Genio Civile. Scendiamo nel taglio basso. Giubileo è il programma dell'arcivescovo Cipollone a Lanciano. Il 18 dicembre verrà annunciato il calendario delle visite pastorali e le porte sante che saranno aperte. A Vasto, 6 fontane ecologiche a chilometro zero per l'acqua, e poi sempre a Lanciano, centrodestra alle primarie, c'è Fosco. Andiamo sulla pagina dell'Aquila adesso, velocemente. Furti a raffica nella zona rossa, arrestato sciacallo in trasferta romeno residente a Rieti, stava rubando in via Denino vicino al tribunale. Sorpreso dal padrone di casa, si è nascosto dietro un divano, ma è stato subito scovato. Nel taglio basso, esplode la voglia di Natale, boom di presenze in centro per le festività. E Sant'Anza, nel mirino la nuova farmacia. Dopo un esposto, la forestale indaga su presunte violazioni che regolano l'attività edilizia. Passiamo adesso alla città per vedere altre notizie, ma questa volta dalla provincia di Teramo e dal suo capoluogo. Dunque andiamo sulla pagina di Teramo. Sanità: inaccettabile per i malati ciò che è avvenuto in oncologia. L'annuncio il 1 dicembre, la direzione sanitaria annuncia la sospensione dei ricoveri nel reparto per carenza cronica di medici. I malati spostati in altri reparti. Ci sono state numerose polemiche, anche una conferenza stampa così improvvisata da parte del manager della ASL, che ha voluto chiarire quanto accaduto. La smentita, come vi stavo dicendo, il giorno successivo da parte del manager dell'ASL Roberto Fagnano, che ha smentito dunque la stop ai ricoveri, reclutando altri medici specializzati in oncologia in attesa delle nuove assunzioni che restano bloccate. Andiamo avanti. Il PD resta schizofrenico sull'assessore Paolucci. Monticelli gli dà del Remo Gaspari. Sul San Liberatore Di Marco lo invita a Castellalto per parlare di ASL unica. Non tutti i pareri sono unanimi all'interno del Partito Democratico su quanto si sta facendo per la sanità regionale.
la politica teramana, adesso vogliono tutti una loro lista civica. Il progetto di Dodo alla conta dei consiglieri prima del voto sullo zio Milton, domani sera vertice al Wood. Questo il riassunto di quanto sta accadendo nella politica teramana. Andiamo avanti. Bus si fa strada tra i busti dei tigli per evitare i lavori e raggiungere Piazza Garibaldi. L'autista imbocca l'area pedonale. Andiamo ancora avanti. Il vescovo vittima eccellente della rotonda ovale nel giorno dell'Immacolata. Monsignor Seccia battezza la rotatoria stramba e pericolosa inventata dal comune. Andiamo ancora avanti. Nella provincia la rinascita del ferro di cavallo, telecamere, sbarre, ANC e ostello, ecco come sta cambiando la stazione ad Alba Adriatica. E ancora Mosciano, muore giovanissima a 3 anni dall'incidente, Morgana Postuma, 21 anni, ha combattuto a lungo contro i traumi riportati nello schianto dell'ottobre del 2012. Oggi saranno celebrati i funerali alle 14:30 nella chiesa madre di Mosciano Sant'Angelo. E poi, ultima notizia, Giulianova, coppia di anziani investita da una fiammata della bombola del gas, sono ricoverati in gravi condizioni al reparto di rianimazione dell'ospedale Mazzini. Torniamo adesso sul centro per aprire la pagina dello sport e per andare a commentare la sconfitta di ieri sera del Pescara a Brescia. Il Pescara gioca male e continua a sgonfiarsi, l'involuzione, così titola il centro. Ancora errori in difesa al Rigamonti, bocciate le novità tattiche di Oddo, partita finita 2-0 per il Brescia. Andiamo a vedere il resoconto nel servizio di Paolo Renzetti. Rigamonti amaro per il Pescara che perde male contro il Brescia e tocca forse il momento più difficile della stagione. E così dopo il KO di Cesena ed il pareggio beffa con lo Spezia all'Adriatico, i biancazzurri tornano dalla Lombardia a mani vuote e con qualche interrogativo che meriterebbe risposte. Lontano dall'Adriatico la squadra rende non come dovrebbe su questo aspetto. Massimo Oddo sarà chiamato a lavorare sin da subito per porre rimedio ed evitare altre brutte battute d'arresto come questa con le rondinelle. In campo i biancazzurri giocano con Aresti e Fiamozzi al posto di Fiorillo e Zampano. Nel Brescia non c'è l'airone Andrea Caracciolo, con Geico vertice avanzato dell'attacco lombardo. Sugli spalti del Rigamonti sono 6.000 i presenti, con una 70ina di supporters biancazzurri. Ad aprire le ostilità ci pensa al quarto La Padula, con un tiro violentissimo da ottima posizione che mette di pochissimo al lato, facendo correre un brivido a Minelli e compagni. Al 13° Morosini in area tira male anziché servire Geico libero a centro, ma il Brescia in 2 minuti mette KO il Delfino, visto che al 33° arriva l'1-0 di Geico con un tiro che si infila all'incrocio dei pali e 120 secondi dopo arriva il raddoppio con una conclusione angolata di Mazzitelli che non lascia scampo all'estremo biancazzurro. Per il Pescara è una mazzata incredibile. I biancazzurri vanno in barca e al 38° ancora Mazzitelli a sfiorare il 3-0. La squadra ospite cerca di reagire. Al 44° capitano Memushai crossa in area per La Padula che di testa mette di poco fuori. I ragazzi di Massimo Oddo rientrano così negli spogliatoi a testa bassa e con 2 reti da recuperare. Nella ripresa il tecnico biancazzurro gioca subito la carta Sansovini. Il Brescia controlla senza grossi assili e così i biancazzurri devono provarci, soprattutto dalla distanza. Dopo alcuni minuti di stanca, al 19° Gianluca La Padula, uno dei pochi a salvarsi, prova un pallonetto trovando però Antonio Caracciolo al salvataggio. Massimo Oddo si agita in panchina mentre anche la dea bendata volta le spalle. Biancazzurri che al 21° gridano al gol con il miracolo di Minelli che nega il 2-1 a Mandragora. Con Forte in campo al posto dell'ex genoano e con Cocco ancora in panchina, il Pescara tenta il tutto per tutto, esponendosi però al contropiede delle rondinelle che possono contare anche sull'airone Caracciolo. Al 28° si vede anche Gianluca Caprari con un tiro che sfiora di un soffio il palo. La porta bresciana sembra però davvero stregata e così si arriva senza altri grossi sussulti al 94° con la festa del Brescia e l'amaro in bocca per i 70 tifosi biancazzurri arrivati in terra lombarda sperando di assistere ad una gara diversa. E ora sabato prossimo allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia con la sorpresa Virtus Entella sarà davvero vietato sbagliare.
Andiamo a vedere un po' sul giornale le reazioni a questa sconfitta. Oddo ha detto che è un problema mentale e questo è il momento più difficile per il Pescara. Il tecnico recita il mea culpa, i cambiamenti tattici non hanno sortito l'effetto sperato, è inevitabile che anch'io debba assumermi delle responsabilità. Andiamo a vedere anche le pagelle dei biancazzurri, si salvano Crescenzi e La Padula, Resti 6, Fiamozzi 5, Fornasier 5,5, Zuparic 5, Crescenzi 6, Mandragora 5,5, così come Forte, Verre 5, 5,5 per Sansovini che è entrato nel secondo tempo, Benali 5,5, Memusciai 5,5, Caprari 5,5 e La Padula, uno dei pochi a ricevere la sufficienza, 6. Andiamo avanti per vedere altri commenti sempre dal giornale. Benali ha detto troppo molli, bisogna cambiare registro. Severa l'analisi del centrocampista del Pescara dopo il doppio passo falso di Brescia. Dobbiamo imparare a soffrire e a limitare i danni quando non è giornata, così ha detto il centrocampista del Pescara. Andiamo a vedere gli altri risultati invece, perché ieri si sono giocate altre partite in Serie B. Modena-Bari è finita 2-1 e dunque la squadra di Crespo è riuscita a vincere in casa. Poi Perugia-Novara 4-1, il Novara un altro risultato altisonante per la squadra guidata da Baroni. Cesena-Trapani 0-0, Ascoli-Ternana 1-0, dunque l'Ascoli ferma la corsa della Ternana al Del Duca, e poi Avellino-Provercelli 1-0 e Virtus-Entella-Latina 1-0. Questo per quanto riguarda le partite giocate ieri. Andiamo invece a vedere la partita di oggi che interessa ovviamente la nostra regione. Parliamo del Lanciano che riceve Albiondi alle 18:30, la corazzata Cagliari, arbitra Rosario Abisso di Palermo. Andiamo a vedere insieme le probabili formazioni prima di vedere il titolo che ha scelto il centro per la vigilia di questa partita. Il Lanciano con Casadei in porta, Pucino, Rigione, Aquilanti e Di Matteo in difesa, Vastola, Paghera e Crecco a centrocampo, il tridente formato da Piccolo, Padovan e Marilungo, almeno queste le anticipazioni della vigilia. Il Cagliari dovrebbe scendere in campo con Storari, Murro, Salamon, Cepitelli e Balzano in difesa, Joao Pedro, Di Gennaro e Barella, Farias, Savo e Melchiorri in avanti. Il titolo del giornale è: D'Aversa carica il Lanciano, puoi fare l'impresa. Il tecnico avverte, il bello del calcio è che non sempre vince il più forte. Ovviamente è un testacoda difficile per i frentani, in emergenza fra l'altro per squalifiche di infortuni, e la corazzata sarda che ambisce a riprendersi il primo posto in classifica. Di Matteo giocherà terzino, come abbiamo visto dalle probabili formazioni. Adesso invece andiamo ad ascoltare le parole del tecnico D'Aversa. Una partita sicuramente difficilissima, perché giochiamo contro, penso, la squadra più forte del campionato, anche se in questo momento non è prima, però penso che sia la squadra più forte, quindi una partita difficile, ma il bello del calcio è che a volte non sempre la squadra più forte e più attrezzata sul rettangolo di gioco può prevalere su quella magari meno attrezzata, quindi mi auguro che ci sia una partita di riscatto, perché veniamo da una brutta sconfitta, ma non sotto l'aspetto tanto della prestazione, perché poi il risultato è chiaro che secondo me ci ha penalizzato più del dovuto, dove gli episodi ci hanno girato totalmente contro, dove fino al 75esimo la partita era ancora in equilibrio. È chiaro che dopo quella che ha dato un po' fastidio magari è su un po' l'atteggiamento, un po' una squadra che si deve salvare, ecco, sotto l'aspetto dei contrasti, da prescindere il bel gioco o meno, sotto l'aspetto dei contrasti, della cattiveria, deve sempre rimanere determinata per 95-96 minuti per quanto dura la partita.
Ma per quanto riguarda i miei giocatori, penso che quelli che andranno in campo sicuramente vorranno dimostrare, spesso e volentieri magari forse aver sbagliato delle scelte, come è giusto che sia, quindi mi auguro che mi faccia una prestazione d'orgoglio sia nei confronti miei, ma soprattutto anche confrontarsi con una squadra che sul collettivo ha una rosa forte, ampia, dove possono tranquillamente cambiare giocatori, poiché potenziare. Se ci mettiamo a pensare al potenziale attacco, c'è Farias, Sauli, Cervi, Melchiorri, ma sono completi in tutte le parti, perché a centrocampo sono giocatori come Di Gennaro, come Barella, che comunque ha già fatto 4 partite in Serie A, la difesa comunque, ripeto, nel complesso ho provato sia Di Matteo che Di Silvestro, una scelta che farò all'ultimo momento. Me lo dite voi prima, così almeno le chiamo dopo le critiche sulle scelte. Andiamo avanti, scendiamo in Lega Pro adesso per parlare del Teramo in difficoltà. Campitelli, Vivarini, chiarimenti rinviati. Salta il faccia a faccia tra il patron e il tecnico dopo il KO di Lucca, ma Dio, è un momento difficile, limiti evidenti nelle trasferte, così il centrocampista Stefano Amadio. Invece noi adesso andiamo ad ascoltare il difensore Nebil Caidi. No, faccio fatica a darmi una spiegazione, perché non riesco a capire il motivo perché in casa riusciamo a fare esprimerci in un modo e fuori casa in un altro. Probabilmente sono convinto che è un fatto mentale, perché magari fuori casa sei in un ambiente diverso, un altro tipo di, non c'è il nostro pubblico, non c'è la nostra gente magari, però è una cosa che effettivamente sta diventando pesante, perché fuori casa non riusciamo a raccogliere i frutti del lavoro settimanale. È stato sempre il nostro punto di forza la difesa, siamo sempre stati una squadra che non ha mai subito tanti gol da quando sono qua io. A me questa cosa non mi fa dormire la notte, ti dico la verità, perché io sono un difensore, quindi non, magari pure un attaccante sicuramente ci sta male, ma io la vivo male, perché per me non prendere gol è fondamentale, preferisco fare 0-0, che me ne frega se poi gli attaccanti non fanno gol, però io il mio obiettivo è non prendere gol. In questo momento non ci stiamo riuscendo, però come ho ribadito prima penso che dobbiamo continuare a lavorare, solo quello è, per il mister ci sta dietro tanto e quindi dobbiamo cercare di seguirlo e di tutti uniti di cercare di migliorare anche sotto questo aspetto. Penso che nella carriera di ogni giocatore capitano questi momenti qua, e quindi bisogna cercare di avere equilibrio, che nel calcio probabilmente non c'è al di fuori dello spogliatoio, perché magari giustamente ci sono le critiche e tutto, però penso che la forza di un giocatore sia cercare di avere equilibrio sia quando vinci che quando perdi. Ecco. Sabato è una parità importantissima, come lo sono tutte, però penso che sabato sia speciale perché dobbiamo dare un segnale importante a noi stessi, a tutti, perché bisogna cambiare marcia assolutamente. Restiamo alla Lega Pro, adesso parliamo dell'Aquila Calcio. Chiodi, il presidente, l'Aquila 22 punti alla fine dell'andata, e sul mercato lo stesso presidente si sbilancia sul difensore, vogliamo prendere Pesoli dal Pescara. Nel taglio basso di questa pagina, Eccellenza, oggi le finaliste di Coppa Abruzzo, dilettanti tra mercato e impegni infrasettimanali, spicca San Salvo Vastese. Andiamo alla Serie D, tra campionato e mercato, Chieti oggi il recupero con la Folgore Veregra, Prandelli al San Nicolò. Neroverdi in campo alle 14.30 per la gara saltata con l'Angelini allagato, Fiore ha firmato no di Giglio al Giulianova. Ed ora siamo al volley di A2, la Sieco butta via 2-7 e ora è all'ultimo posto. La squadra ortonese viene sconfitta 3-1 a Monterotondo dal Civita Castellana e risveglio soltanto nel terzo parziale. Sabato sera in casa la sfida contro Mondovì.
Andiamo alla box, l'Abruzzo in festa, tre titoli italiani a Roseto, Di Russo, Di Rocco e Cipollone dei team di Marco e di Giacomo si aggiudicano le medaglie d'oro nella giornata conclusiva degli assoluti al Pala Maggetti. E poi il basket di Serie A2 Est, Roseto studia il Ferrara e Chieti a Legnano, Galli dice bisogna migliorare. Per il karate, trofeo Kata Fujikam al Città di Penne, il CPGA, l'Aquila fa man bassa di medaglie. E per le arti marziali, il Kumite, la polisportiva di Bianchini vince il tricolore con Di Norcia. È tutto per quanto riguarda la nostra rassegna stampa, grazie per essere stati con noi fino ad ora. Io vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione con il TG6 alle ore 14 e poi alle ore 19, il TG6 L'Aquila alle 14.45 e alle 19.45, poi oggi c'è anche diretta stadio a partire dalle 18.20 circa per seguire la partita tra Virtus Lanciano e Cagliari, e poi questa sera c'è una puntata davvero speciale di Virtus Style per il dopogara. È tutto invece per quanto riguarda Mattino 6, che tornerà puntuale domani alle ore 7. Grazie ancora e buona giornata.